Altra pesante sconfitta per l'Alessandria Calcio, che soccombe in casa contro la Virtus Verona, che ha strappato i 3 punti grazie ad un rigore trasformato da Casarotto al 75esimo. I grigi non sono riusciti ancora una volta a realizzare le occasioni da gol, la più clamorosa capitata a Gazzul. Al termine, contestazione da parte dei tifosi. La parola a mister Marco Banchini. È una partita che si commette da sola. Penso che nell'episodio del rigore abbiamo sbagliato, come reparto difensivo, i tempi per coprire la profondità. Devo dire che i ragazzi hanno fatto, inutile negarlo, una gara decisa, una gara dove hanno provato a mettere in pratica quello che avevamo preparato. Abbiamo trovato anche il modo di fare male alla Virtus Verona sugli esterni, cercando le superiorità. Non abbiamo concretizzato. Nel calcio, quando non fai gol, la paghi. Avevamo già rischiato il primo tempo di essere sorpresi dalla profondità di Casarotto. Nel secondo tempo abbiamo subito questa situazione davvero, davvero pesante, punitiva. Ovviamente il rigore c'è, non c'è nessun problema, non c'è nessun dubbio. Mi spiace perché il morale eravamo riusciti a tirarlo su e con la prestazione di oggi lo abbiamo dimostrato. La convinzione non è bastata, mancato il gol. Andiamo a casa con 0 punti e veramente tanta amarezza. Quello che dobbiamo recriminare è che abbiamo avuto delle situazioni troppo, troppo evidenti e non fai gol, è così, ma non puoi piangersi addosso. Oggi abbiamo bisogno di ricambi, abbiamo bisogno di giocatori che questa esperienza a vivere queste situazioni non ce le hanno e facciamo fatica nello specifico. Però ripeto, io devo fare un'analisi anche serena e oggettiva. Sto vedendo quello che chiedo, sto vedendo dei miglioramenti della squadra, perché alla fine la Virtus Verona è un'ottima squadra e noi l'abbiamo messa in grande difficoltà. Anche nel secondo tempo c'è stata una componente emotiva di voglia di fare gol, di voglia di vincere nella fase centrale del secondo tempo, dopodiché sapevamo che Casarotto è un giocatore che strappa, che è veloce, e anche se siamo scappati coi tempi giusti, lui ha guadagnato metri. Bisognava scappare prima, bisognava cercare di evitare che ci fosse questo vantaggio, però ripeto, ci sono degli errori, siamo in Serie C, questo è normale. Da fastidio, perché oggi la partita i ragazzi l'hanno giocata con un certo spirito di non subirla, che era quello che avevo chiesto, ma di proporla.